La religione non è questione di ragione, è questione di fede. La ragione e la fede evidentemente sono due strategie conoscitive diverse. Anche la fede conosce, il cuore conosce in qualche maniera, no? Il cuore inteso in senso pascaliano. Ma la matematica e la filosofia, come abbiamo detto a suo tempo, non sono in grado di giungere alle medesime verità, che sono due ambiti diversi. Questo però non significa che la fede non possa recare con sé degli elementi di ragionevolezza. E abbiamo visto, per esempio, l'argomento della scommessa di Pascal. È ragionevole puntare sull'esistenza di Dio per una serie di motivi. Questo non significa che ti posso matematicamente dimostrare l'esistenza di Dio. E anche se potessi matematicamente dimostrarti l'esistenza di Dio, comunque non convincerei chi non ha fede ad aver fede. Perché la fede è un po' come l'innamoramento. Non posso convincere nessuno con delle prove razionali ad innamorarsi di questa o di quella persona. Tanto più che nel caso del cristianesimo non si tratta di accettare dei dogmi che hanno un valore intellettuale. Si tratta letteralmente di innamorarsi della figura di Gesù Cristo. Direi che questo è il cuore del cristianesimo, quindi identificarsi in una vicenda, in una serie di simboli, ha a che vedere comunque con la compassione e in ultima istanza con la fede. Questo però non significa, ripeto, che non si possa ricorrere alla ragionevolezza. Dice Pascal: non intendo che sottomettiate a me la vostra fede senza ragione e non pretendo di assoggettarvi con tirannia e neppure intendo rendervi ragione di ogni cosa. Quindi la ragione intesa come strumento di imposizione tirannica della fede, dal punto di vista di Pascal, è letteralmente un non senso. Attenzione, la Chiesa però in epoca controriformistica e ancora nel Seicento utilizza i dogmi e una certa forma di ragione con la R maiuscola, che poi è quella della tradizione scolastica aristotelica, per imporre la fede. Vedi il caso di un Giordano Bruno o di un Galileo Galilei. Quindi la posizione di Pascal è decisamente diversa, più moderna, tollerante, se vogliamo. Non pretendo di convincervi con la ragione, anche perché so appunto che la ragione va bene quando parliamo di matematica e di geometria, va bene a supportare le indagini empiriche, scientifiche, ma nei fatti di religione non va bene. In ultima istanza, la fede cristiana si basa sul concetto di sacro e di mistero. Mistero, mistero della fede, dice il prete tutte le domeniche in chiesa, e lo ascolta chi va in chiesa. Cioè le figure, le metafore, i dogmi, per così dire, chiamiamoli dogmi, questo è il termine giusto, i dogmi della religione cristiana non hanno nulla a che vedere con la ragione, hanno a che vedere con il cuore e la fede, dicevamo, e sono dei misteri. Beh, l'incarnazione di Cristo, Dio che si fa uomo, dal punto di vista razionale è letteralmente un non senso. Dio è Dio, l'uomo è l'uomo. Dal punto di vista di un pagano una cosa del genere non ha senso, per quanto di figure di semi dei o di figure intermedie anche nella visione pagana ce n'erano parecchie, dunque non è esattamente una novità. Però Dio che si fa, se andiamo a parlare con un ebreo o con un musulmano, Dio che si fa uomo non è nemmeno una contraddizione, è una bestemmia, è letteralmente una bestemmia, un paradosso. Kierkegaard poi utilizzerà, molto vicino a Pascal per alcuni versi, utilizzerà proprio questo termine. La religione è scandalo, è paradosso. Il vero cristiano è un personaggio scandaloso, perché crede a cose scandalose. Lui fa l'esempio, non Pascal, Kierkegaard, pensatore ottocentesco, fa l'esempio, per quanto riguarda la scelta di vita religiosa, di Abramo, a cui Dio chiede di sacrificare il figlio. Ammazza tuo figlio, prendi Isacco e tagliagli la gola, offrimelo in sacrificio.
E lui è disposto a fare una cosa del genere. Lo porta lì in cima alla montagna, gli sta per tagliare la gola, Dio gli ferma la mano, ma intanto l'avrebbe fatto. Come dire, la religione, l'obbedienza a Dio, non ha nulla a che vedere non solo con la ragione pratica e con il buonsenso, ma nemmeno con l'etica, nemmeno con la morale. Perché questo signore sarebbe stato in grado, disposto a commettere il peggiore dei crimini, ammazzare il figlio. Bene? Qui adesso Pascale non arriva a dire questo, ma insomma il concetto è simile. Nulla a che vedere con la ragione. A proposito del peccato originale, nulla offende maggiormente la nostra ragione come il dire che il peccato del primo uomo ha reso colpevoli coloro che, essendo lontanissimi da tale origine, sembrano incapaci di avervi parte. Una tale trasmissione ci sembra non solo impossibile, ma anche sommamente ingiusta, perché c'è nulla di più contrario alle norme della nostra miserabile giustizia, come il dannare per l'eternità un bambino ancora incapace di volontà per un peccato al quale sembrerebbe non aver avuto parte, essendo stato commesso 6.000 anni prima che nascesse. Cioè, qui sta dicendo, il peccato originale è un'altra delle cose che accettiamo per fede, ma è scandalosa. Se pensate che noi l'abbiamo sempre accettato, vabbè, la maggior parte della gente non ci pensa perché, vabbè, non pensiamo nemmeno ai fatti di cronaca, accettiamo tranquillamente che decine di migliaia di bambini vengano sterminati in tante parti del mondo, come sapete, dunque figuriamoci. Però, un attimo, ma quelle povere anime dei bambini che sono messe da Dante Alighieri nel limbo, nell'antinferno, e condannate all'inferno, perché sono morti, morte senza battesimo. E quindi il peccato originale, come pietra tombale, per così dire, li ha condannati all'inferno, senza che loro avessero commesso nemmeno un grammo di colpa, ma la colpa risale ad Adamo ed Eva, ai progenitori. Possibile che le colpe di questi remoti antenati ricadano poi sui figli dei figli dei figli? Già l'idea che le colpe dei padri ricadano sui figli, dei vostri genitori, ricadano su di voi o su mia figlia, le mie colpe personali, già è un'idea che insomma non è così semplice da accettare, è molto discutibile. Ci sarebbero molte cose da dire. Noi siamo abituati a un'altra idea, a un altro concetto, a proposito di costituzione civile, di laicizzazione, ovvero che la responsabilità è sempre individuale. Non può essere, cioè, se io vado in tribunale vengo giudicato dei diritti e delle pene, no? Vengo giudicato in base ai reati, ai delitti che ho commesso io. Poi ci possono essere delle attenuanti più o meno generiche, se sono nato in una famiglia particolarmente disagiata dal punto di vista socio-economico, ma insomma, stando a Cesare Beccaria, io sono il responsabile, se sono pienamente in grado di intendere di voler, non mio padre, mia madre, mio nonno. Va bene? E quindi capite, qui siamo comunque alle porte della modernità. Lui stesso dice, ci riesce veramente difficile immaginare come il figlio, come il neonato, l'innocente possa espiare le colpe dei padri. E a noi ci riesce oltremodo difficile, anzi neanche così difficile, perché mi sembra che tendiamo ad ignorarlo, come un bambino possa essere massacrato, sventrato da una bomba, pagando le colpe dei nonni o dei bisnonni o anche dei padri, sempre ammesso che i padri abbiano delle colpe effettive, siano effettivamente dei criminali, ma ammesso anche che siano effettivamente dei criminali i padri di questi poveri bambini, ci riesce difficile immaginare. Certo, nulla ci urta più fortemente di questa dottrina. Eppure, senza questo mistero, il più incomprensibile di tutti, non ha nulla a che vedere con la ragione, lo abbiamo detto, noi siamo incomprensibili a noi stessi, noi cristiani. Vediamo in che senso. Cioè, lui dice, capisco che il peccato originale, la colpa originale, per un laico, per una persona di buon senso, cioè bisogna essere cristiani, basta essere persone di buon senso, ci sembra una cosa
fa veramente a cazzotti non solo con la ragione ma anche con la nostra coscienza. È terribile, siamo tutti d'accordo su questo, è scandaloso. Però vi spiego che senso ha. Il nodo della nostra condizione si avvolge e si attorce, si attorciglia in questo abisso, sicché l'uomo è più inconcepibile senza questo mistero di quanto questo mistero non sia inconcepibile per l'uomo. Quindi, da un certo punto di vista, il peccato originale è scandaloso. Da un altro punto di vista, il peccato originale è una metafora utile, profonda, estremamente significativa, a farci riflettere, a gettare uno spiraglio di luce su quella che è la condizione umana, che non riguarda soltanto evidentemente il bambino, riguarda tutti noi, bambini, meno bambini, adulti, eccetera, eccetera. Cioè la condizione umana è dettata dal peccato originale, il fatto che dobbiamo morire, il fatto che siamo esposti al male, il fatto che siamo finiti, il fatto che la nostra vita è precaria. Basta uno schiocco di dita a che la vita finisca. Classica tegola che ti casca in testa, o vai a fare jogging lì alla foresta di Manziana, vieni aggredito e sbranato. Quindi la nostra condizione è assolutamente precaria. E se noi tendiamo a ragionare e ci proviamo ad ogni più sospinta ad applicare quelle che sono le nostre norme morali, la nostra capacità di indignarci, di scandalizzarci, non solo rispetto ai delitti perpetrati da uomini su uomini, e lì ci può anche stare l'indignazione morale, anche se spesso e volentieri l'indignazione morale non porta da nessuna parte, anzi tendiamo ad accettare il massacro, il genocidio, la guerra come quasi un fatto naturale. Ci sta, c'è sempre stata la guerra, che vuoi fare? Ci esisteva anche al tempo dei primitivi, c'è sempre stata la guerra, mica l'hanno inventata gli ultimi arrivati, piuttosto che questo o quel personaggio particolarmente crudele, c'è sempre stata, è nella natura dell'uomo. Ecco, il peccato originale ci fornisce al cristiano, fornisce a chi ha fede, una risposta, una possibile risposta, che si colloca sempre nell'ambito del mistero che va accettato per fede, alla domanda da dove viene il male. Quindi alla domanda come è possibile che il neonato, che il bambino venga distrutto da una bomba, o che premuoia i genitori, o che venga sbranato da un cane, o che accadano delle cose assolutamente terribili. Assolutamente terribili. È una risposta. A chi è dotato di fede, questa risposta in qualche maniera offre un appiglio, una forma di consolazione. Insomma, diciamoci la verità, anche se è una verità che forse può capire soltanto chi ha fede. Messi di fronte ai momenti estremi della vita, e considerate bene che momenti estremi della vita sono ogni momento, volendo, poi uno non ci pensa, altrimenti la nostra quotidianità sarebbe un inferno. Ma messi con le spalle contro il muro, di fronte ad una situazione estrema, nel senso esistenziale, cioè la morte di un parente, di una persona cara, o una situazione di estrema necessità, sapete, le spalle contro il muro, in quel momento lì avere fede ti aiuta. Cioè è meglio avere fede che essere disperati. La fede reca con sé la speranza, e il contrario reca con sé la disperazione. Cioè quando hai le spalle contro il muro è meglio avere fede, capite? Lo dico in termini di ragion pratica, però purtroppo la fede non è qualcosa che si può, come dire, trasmettere a livello razionale. Non ti posso dire A, B, C uguale fede. Infatti Sant'Agostino distingue il male metafisico dal male naturale, dal male morale. Allora l'azione che compie in maniera più o meno consapevole il soggetto umano nei riguardi di un altro soggetto umano rientra nella sfera del male morale, e dunque uno può argomentare in questa maniera: lui o lei era libero o libera di fare il male o meno, ha scelto di fare il male. Dio, avendogli donato o avendole donato il libero arbitrio, ha lasciato che lui o lei facesse il male. Questo è un argomento. Oppure il male, il fatto che lui si debba ammalare, anzi è già ammalato e abbia già un piede nella fossa, come tutti quanti noi,
cioè nel momento in cui nasciamo siamo destinati a morire indubbiamente, questo fa riferimento alla condizione umana in generale, quindi non rientra nella sfera del male morale. Poi c'è il male metafisico. Il male metafisico in sé per sé può essere rappresentato anche dalla figura dell'angelo ribelle o del fatto che Dio ha creato una natura, un mondo assolutamente basato sulla precarietà, sul divenire, sul transeunte. Però, detto tra noi, in ultima istanza, e noi tendiamo a fare in questa maniera, in ultima istanza il male deriverebbe, è una questione antica, si chiama Teodicea. Da dove viene il male? Unde malum? Ed è veramente difficile, diciamo, appioppare la responsabilità del male a questo o a quell'Hitler di turno, o a questo o a quel personaggio di turno, o all'umanità in generale. Il male rimane un mistero, ma in ultima istanza vedi il caso di un personaggio come Giobbe, o vedi il caso di un personaggio disperato che a un certo punto, bestemmiando, leva il pugno verso il cielo. Ma perché a me? Ma perché a noi uomini? Ma perché ci hai creato, ci hai messo al mondo per farci soffrire? Leggi, non so, un Leopardi, che è ateo, laico in un certo senso, e lui se la prende con la natura, ma la natura che cos'è se non un surrogato del divino? O natura, perché di tanto inganni i figli tuoi? Perché? Ci fai nascere, ci fai gioire, ci fai sperare nell'amore, ci fai sperare in una vita ricca e fiorente e ci condanni alla malattia, alla vecchiaia, alla morte. A questa domanda la risposta è il peccato originale. Ma infatti si tratta di sperare, la fede reca con sé la speranza però è qualcosa che non ha nulla a che vedere con la ragione, è incredibile, è impensabile, è inopinato, come dire.